Salve e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come è possibile ricavare una tensione continua più alta di quella in ingresso attraverso un semplice condensatore e pochi altri componenti, ma ovviamente dopo la sigla. In video precedenti abbiamo già visto come alimentatori switching step up, denominati anche boost, riescono ad aumentare e fornire in uscita una tensione continua più alta rispetto a quella d'ingresso. Oggi invece utilizzeremo e vedremo un circuito diverso, chiamato charge pump o pompa di carica, che farà la stessa cosa ma in maniera molto diversa. Infatti se i boost sfruttano principalmente un induttore per elevare la tensione, con la charge pump sfrutteremo invece i condensatori. Cosa? Un condensatore? Ma è impossibile, il condensatore non aumenta la tensione. Beh, in realtà usandolo in maniera, diciamo, furba lo può fare, sì. Ma con calma adesso vediamo tutto. Prima però di vedere nel dettaglio il circuito della charge pump, per capire meglio come funziona il meccanismo alla base di tutto, proviamo a prendere un classico condensatore e proviamo a caricarlo direttamente con il mio alimentatore da banco. Come ci si potrebbe aspettare, il condensatore si caricherà in pochi istanti. Ora però proviamo a disconnetterlo dall'alimentazione. Come potete vedere, anche se disconnesso dall'alimentatore, mantiene ancora effettivamente la sua carica. Questo perché il condensatore, una volta carico, a meno di leakage interni o di carichi esterni applicati, il campo elettrico formatosi nel condensatore rimarrà accumulato. Ora però facciamo un altro esperimento. Prendiamo il condensatore carico e proviamo a collegarlo all'alimentatore in modo un po' differente da prima e andiamo a fare una misura col voltmetro. Ta-da! Il voltaggio di prima è praticamente raddoppiato. Come hai fatto? Beh, semplice, mettendo il condensatore in serie all'alimentatore. Quindi vediamo di capire cosa ho fatto e semplifichiamo ulteriormente il concetto. Se il condensatore è carico, possiamo anche vederlo momentaneamente come un generatore di tensione. E quindi se questo è messo in serie all'alimentatore, sarà come avere due generatori in serie. E questi, se le polarità sono giuste, andranno a sommare la differenza di potenziale. Ovviamente, come potete vedere, è una cosa temporanea, visto che anche a vuoto il condensatore, solo con il minimo assorbimento del multimetro, tende a perdere la carica e quindi a far calare la tensione sui capi. Però ora avete capito il principio base di come la charge pump riesce ad aumentare la tensione con un condensatore. Visto che adesso abbiamo ben chiaro questo concetto, vediamo uno dei più semplici schemi di charge pump. E sì, ho detto uno degli schemi perché nonostante il principio di base sia comune a tutti, esistono tantissime soluzioni circuitali diverse. Ma non divaghiamo. Comunque il circuito non è niente di chissà che complesso. Ma per il momento dividiamolo in due e iniziamo col vedere la prima parte a sinistra. Penso che alcuni di voi avranno già capito che cos'è. Infatti si tratta di una stabile, o per meglio dire un generatore di onde quadre. Avevo già fatto un video dedicato a questo circuito, quindi nel caso andatevelo a recuperare. Che come avevo detto già in quell'occasione, la stabile lo utilizzerò per tanti diversi circuiti anche piuttosto importanti. Ora che sappiamo che la parte più sinistra non è altro che un generatore di onde quadre, passiamo a vedere il vero cuore della charge pump. In pratica un paio di condensatori e un paio di diodi. Ah, giusto un piccolo chiarimento, per semplicità considererò nel video tutti i diodi come diodi ideali e quindi come dei cortocircuiti o circuiti aperti. Per ora focalizziamoci sulla prima capacità, diciamo quella un po' più importante. Come possiamo vedere, da una parte è collegata all'alimentazione attraverso un diodo, mentre dall'altra al segnale generato dalla stabile. Poniamo che inizialmente il segnale della stabile sia 0 volt. La capacità in questo caso comincerà a caricarsi visto che il diodo sarà in diretta, essendo la capacità ancora scarica. E diciamo pure che l'onda quadra rimarrà abbastanza tempo a zero per caricare completamente il condensatore. Ma essendo un'onda quadra, prima o poi cambierà di stato e al posto di 0 volt troveremo la tensione di alimentazione, idealmente. E qui inizia proprio la vera magia. Infatti, come abbiamo visto prima, la carica accumulata dal condensatore non sparisce istantaneamente. E quindi, proprio come abbiamo fatto prima, sarà come mettere in serie due generatori, diciamo, per semplificare. E tra un capo del condensatore e la tensione di riferimento troveremo una tensione doppia rispetto a quella di alimentazione. Che figata, no? Ora però il primo diodo sarà in polarizzazione inversa, mentre il secondo sarà in diretta, permettendo in questo modo un passaggio di corrente dalla prima capacità che si scaricherà verso il carico e la seconda capacità, trovando quindi in uscita finalmente fino al doppio della tensione di alimentazione. Quando l'onda quadra tornerà a 0 volt,
robot, diciamo che la prima capacità ormai sarà quasi scarica, tornerà a ricaricarsi, mentre la seconda capacità, avendo il diodo polarizzato inversamente, si scaricherà soltanto verso il carico, cercando quindi di mantenere abbastanza stabile la tensione in uscita. Poi, alle successive commutazioni dell'onda quadra, tutto questo ciclo che abbiamo appena visto si ripeterà all'infinito. Ora potete anche capire perché si chiama charge pump o pompa di carica. Quindi diciamo che se la frequenza di commutazione sarà abbastanza alta e il secondo condensatore abbastanza grande per sopperire all'assorbimento del carico, effettivamente in uscita potremo trovare una, chiamiamola, tensione di alimentazione continua, però molto più alta dell'ingresso. Poi, se volessimo aumentare ulteriormente la tensione in uscita, ci basterebbe aggiungere alla, chiamiamola, catena di diodi e condensatori altri due diodi e condensatori identici. Infatti quest'ultimi lavoreranno allo stesso modo di quelli appena visti, ma partendo di base da una tensione già doppia rispetto a quella di alimentazione, riuscendo ad alzarla ulteriormente. Insomma, una figata, no? Bah, se lo dici te. Poi questo è proprio un circuito base, solitamente i diodi sono sostituiti da switch per rendere più efficiente il circuito, può essere aggiunto un feedback e ci sono altri tanti metodi di comando. Ma nonostante la charge pump sia un circuito piuttosto efficiente, non è esente da criticità. Infatti non solo un circuito relativamente rumoroso, visto che switch ad alte frequenze, ma anche tutto il circuito deve essere equilibrato e dimensionato a seconda del carico. Poi ci sarebbero ancora tantissime altre cose da dire su una charge pump, ma credo che per questo video non sia il caso. Però come ultima cosa volevo aprire una piccola parentesi, visto che ho sentito tanti dubbi riguardanti la potenza quando si parla di circuiti step up. Vi ricordo infatti che la potenza di uscita non potrà mai essere maggiore della potenza di ingresso, al massimo uguale. Nel senso che se per esempio l'alimentatore con cui alimentiamo la charge pump è da 12 volt 1A e quindi da 12 watt, se in uscita raddoppiamo la tensione e quindi abbiamo 24 volt, la corrente non potrà rimanere di 1A, ma diventerà qualcosa più simile a 0,5A. Altrimenti vorrebbe dire che la potenza in uscita sarebbe raddoppiata. Che poi vi dirò, nella realtà la corrente sarà ancora molto più bassa visto le varie perdite di ogni componente. Ma non divaghiamo troppo. Penso che per oggi sarete anche stufi di sentirmi parlare. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete dubbi, feedback o solamente volete dirmi come avete trovato il video, scrivetemi tutto nei commenti, che mi fa sempre piacere leggerli. Non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere il like al video e attivare la campanellina. Tutte cose per voi senza costo, ma per me molto importanti. Noi ci vediamo presto con un altro nuovo video. Ciao!